Stamattina, dopo una lunga chiacchierata con Ezio, abbiamo trovato che abbiamo gusti di cibo, di vita, eccetera, di eleganza, quindi possiamo stare insieme. Questa è stata la presentazione, subito per dire poi hai visto e hai sentito questo servizio appena andato in onda che dava questa filosofia, questo nuovo andamento in questo mondo del circo di Formula 1, no? Sì, se mi è permesso dire qualcosa, ci stiamo trovando davanti a una situazione particolare che diventa oramai sempre più chiara. Ci sono due campionati, uno di A e uno di B purtroppo. C'è un grosso divario tra le prime squadre, in cui i nomi forse li ripeteremo fino alla noia, e il resto delle squadre di Formula 1. Diciamo che svettano la Honda, la Ferrari Fiat, la Renault Williams e la Benetton Ford. Poi forse c'è qualche comprimario, diciamo la Tyrrell, ma gli altri sono distaccati. E questo indipendentemente dai valori probabilmente del pilota, relativamente ai circuiti o all'orografia stessa dei terreni. Insomma, non c'entra nulla, è l'impatto, diciamo, come si dice purtroppo volgarmente, della moneta, delle possibilità di studiare e raffinare le piccole cose. Sono in ritardo tutti e due. Cosa vuoi scommettere che hanno fatto il numero? Riduciamo il carico dietro, vediamo, ok? Non molto. Usiamo un altro tipo d'alettone. Possiamo sempre tornare indietro, Carlo. Ma mi dici che c'è più grip? Se c'è quindi Augusti, sottostante solo ad alta velocità. Le 30, le 30 davanti, veloci. Con le gomme. Andato fuori così. No, ma guarda la dottore. Wait, hold on a second. Dove? Qua c'era questo qua. You went off, Ricky. Did you over the curb? Because it's a broken pipe and the side is completely right. The side plate of the car was broken and is a pipe broken. Water? No, no, not for yesterday, from now. Now. Prendiamo una fascetta, dai, ce la mettiamo lì con un pezzo di gomma. No, no. And so which one ahead on? Now two. This one. Your number we. Which ahead on in the beginning? Now two. With a different solution of Pandello, that's only the thing. How did I start? Norman. And then we went back to Norman. Norman. Let me just say, Norman. You ran, you came in. We mount the same wing, only with more Pandello. You came out, you say, worse. And what was the last round? Less. You came in. We mount more angles, so the wing was the same as the normal, only with more bandella. Carlos poi era una persona, prima di essere un pilota, era una persona nobile, non nel senso che era nobile solo per questioni famiglie, era nobile lui, era una persona di grande livello morale e mentale. E io di lui dei ricordi che difficili a volte, effettivamente, ma sempre pieni di comprensione e di contenuti. Ed è questo era quello che ci premiava entrambi.